La voce tremante ma lo sguardo fermo mentre fronteggia i giornalisti affiancata dai suoi avvocati, Monica Busetto racconta il calvario dei 21 mesi passati in carcere con l'accusa di essere un'assassina, un'esperienza sconvolgente culminata nell'incontro con la donna che poi avrebbe confessato quell'omicidio, Susanna Lazzarini. A lei dice non voglio neppure pensare. Mi ha rovinato la vita. E la mia famiglia. Di cosa pensa la gente ora che sono tornata a casa non mi importa. Nessuna delle persone che mi conoscono, assicura Monica, ha mai creduto che potessi aver ucciso. Non c'è mai stato di una persona che mi hanno accusato me. Mai. Mai. Né i miei colleghi né nessuno. Nessuno. La donna è stata condannata in primo grado a 24 anni e mezzo di carcere. In attesa dell'appello rimane sottoposta all'obbligo di dimora. Non ho paura perché ora so che la verità verrà fuori, afferma fiduciosa, prima di ricordare i lunghi mesi della carcerazione. Pulivamo la cella la mattina e facevo punto croce, leggevo, andavamo su e giù piccoli doi. Andavi a sederti in chiesa per dire due preghiere, almeno là era il posto più sicuro. La fede l'ha aiutata in questo certo, periodo? Certo, sì. Anche tanto la fede mi ha aiutato, sì. Neppure per un minuto, racconta, ho pensato che avrei finito la mia vita dietro le sbarre. Sapevo che prima o poi, perché avevo, sì, sapevo essere nella parte della, sì, della ragione. Non so cosa farò adesso, nei prossimi giorni voglio solo passeggiare per la mia città così bella, stare vicino alla mia famiglia e alle persone che mi vogliono bene, spiega la donna. Spero di poter tornare presto al lavoro, ma ora ho bisogno di riposare. Cioè, mi vuole prima che me li dimentica, non è facile. Lei riuscirà a superare questo? Certo. Se sono riuscita a farmi 55 giorni di isolamento da sola, 3 mesi a Napoli, e non riesco adesso, bisogna che mi dia forza.